Okay, so welcome everyone. I'll start with an introduction in English, then I'll try to figure out how we can best accommodate everyone. It's a great pleasure to hold this Agora event today here at the GSSI. And the speaker is Thin Wei Lin, who's a reporter from the Thomson Reuters Foundation. She's currently based in Rome, working on topics and reporting on topics related to food security, climate change, and everything related to the future of this planet. Thin is from Myanmar, the old Burma, and previously Myanmar, before becoming Burma during the colonial period. She has worked in many countries throughout the globe, and she's also founded two agencies. She's founded the Myanmar Now press news agency that is reporting on issues related to Myanmar, and also she was one of the prime movers behind the Kite Tales, which has been an enterprise. You can go to the website and visit it. It's an enterprise where she's been trying to collect stories from ordinary, good old Myanmar people and preserve them for future generations. Today, that website is also used by the British Council for educational material. So she's had quite an impact. Today's presentation is going to be revolving around rebooting food, which is the topic that has kept Thin busy since she went to Rome. And for this work, she has recently received the UN Correspondent Silver Medal Award, which I guess is a pretty good thing if you're building a career as a journalist. Before we continue, volevo chiedere quante persone hanno bisogno di una traduzione. Allora, quello che faremo è, io adesso vi ridico quello che ho detto in inglese introducendo la relatrice. Thin parlerà in inglese per un pochettino, vediamo che mistura farò io. Thin parlerà in inglese per un po', poi io farò una traduzione in italiano e continueremo così fino alla fine della presentazione di Thin. Nella presentazione ci saranno due o tre video. How many videos do you have? Ci sono diversi video che lei ha preparato durante i suoi viaggi dalla Sicilia al Niger, all'Algeria, vari tipi, forse non in Niger, Austria. Sono bei video, quelli non li traduco se non vi dispiace. Ok? Altrimenti ci stiamo fino a mezzanotte. Ecco. Allora, vi ridico in breve quello che ho detto prima in inglese. Thin è una corrispondente per la Thomson Reuters Foundation, in questo momento è basata a Roma, dove lavora su argomenti correlati al cibo. Come faremo a alimentare il pianeta con la crescita della popolazione e con il cambiamento climatico? Anche se Trump pensa che non ci sia, penso che tra poco, quando farà le sue presentazioni tra i cactus dell'Alaska, come ha scritto Michele Serra, ci crederà anche lui. E Thin ha anche fondato un'agenzia che si chiama Myanmar Now, sarebbe Burma Ora, dove racconta storie nella vita di Myanmar di tutti i giorni, e anche, è stata anche una delle due persone, penso, it was you and another colleague of yours, due persone che ha cominciato, ha creato un archivio di storie della cultura del Myanmar che si chiama The Kite Tales, le storie dell'aquilone, che viene usata dal British Council come materiale didattico oggi. Siccome non siete qui per sentire me, ma siete qui per sentire Thin, do la parola a Thin e ogni tanto mi dovete sentire perché farò una traduzione breve in italiano di parte del discorso di Thin. Thin, the floor is yours. Thank you. Buonasera, good evening everybody. I apologize in advance for not being able to do this in Italian. thank you so much for coming out and thanks to Luca for arranging this talk and for that very complete and comprehensive
introduction. Luca said, I work for the Thomson Reuters Foundation, which is the non-profit arm of the Reuters news agency, who you may have heard of. It is the largest news agency in the world. But the foundation, what we do slightly different is we focus on humanitarian issues. We focus on people. So how people are affected by conflicts, disasters, climate issues, lack of property rights, trafficking and slavery. So these are the issues that the foundation covers. I used to be based in Bangkok, covering Southeast and East Asia for almost 10 years, covering these issues. So food used to be one of the issues that I cover. But like Lucas said, since moving to Rome a little bit over a year ago, my focus has just purely been on food and agriculture issues. And in a sense, I'm really pleased to see so many people coming, because food is such an integral part of our everyday lives, and yet we take it for granted. We take it for granted the way it's produced, we take it for granted how it is consumed, what kind of food we're eating, everything. So, you know, for the last year or so, I'm going to be presenting to you some of the research and reporting that I've done on why we need to reboot the food system that we have, and how can we do that. This is definitely not an exhaustive list. These are just a couple of ideas and issues that I have come across that I hopefully will spark some ideas in your head and maybe can lead to really interesting thoughts and discussions later on as well. Yes. I'll just translate a little bit what she said, because otherwise altrimenti mi perdo qui. Allora, essenzialmente Thin ha ripetuto quello che ho detto io, della sua biografia, e ha detto da quando è andata a lavorare a Roma. Allora, lei lavora per la Thomson Reuters Foundation, che è la parte non profit della Thomson Reuters, che è l'agenzia di la news agency, l'agenzia più importante del mondo. Si è occupata tantissimo di problemi umanitari in passato, però da quando è arrivata a Roma si occupa principalmente di problemi correlati al cibo. È molto contenta di vedere un uditorio così ampio, perché il cibo è una cosa che consumiamo tutti, ci piace tutti mangiare, però è una cosa che non consideriamo tantissimo. Ed è sta diventando un problema, il cibo sta diventando un problema globale. Crescita del pianeta, della popolazione e, come ho detto prima, cambiamenti climatici. E nella sua presentazione Thin vi darà degli esempi che derivano da delle ricerche che lei ha fatto negli ultimi anni, dall'ultimo anno da quando è arrivata a Roma, ricerche in varie parti del mondo. So before we start, I just very quick question. Just raise your hand if you answer yes to any of these questions, just to get a sense. Who in this room here lives to eat? So essentially, you wake up in the morning and you're like, okay, what am I going to eat? You're having breakfast and you're thinking about your lunch and you're planning your dinner. Raise your hand if you live to eat. Now, who in this room eat to live? Essentially, if there were any other way where you can get your energy and your nutrients, your calories, without actually having to have a meal, you're only eating because that's the only way for you to, exist. Only eats to live. Yeah, raise your hand. Okay. Interesting. There's still quite a lot of people who didn't raise any hands, so I was trying to figure out what of them. But I'm definitely in the former category. I literally just live to eat. Luca and Laura, who knows me well, will attest to that. I am always, and and seriously speaking though, we are extremely lucky to be based in a country like Italy, which has such a rich culinary tradition and history, and that has so much great, fresh, nutritious food at not very expensive either, in a lot of the ways. Allora,
questo è facile da tradurre. Appena Thin ha appena fatto un elogio della cultura culinaria italiana e anche dell'enorme varietà di prodotti che si possono comprare in Italia a relativamente basso costo. And Italy ranks pretty high, usually in the top 25 or 30 of countries in the world when it comes to hunger and food security issues. I'll explain a little bit more about what food security means. So, you know, we are extremely lucky, but that doesn't mean there aren't people who are going hungry or that there aren't any problems. I'll show you a video which I did earlier this year at an open market in Rome. Tina ha detto che inoltre l'Italia è nella lista dei circa 25 paesi dove il cibo è più sicuro. Questo però non vuol dire che non ci sia gente affamata anche in Italia, e vi farò vedere un video che lei ha girato a Roma in un mercato. Siamo qui al mercato dell'Alberone, dove raccogliamo l'invenduto del mercato, per lo più frutta, verdura e pane. Alla fine del mercato montiamo un banchetto e ridistribuiamo alle persone che vengono da noi gratuitamente quanto abbiamo raccolto. All'inizio raccoglievamo 30-50 kg più o meno, e poi ogni volta è andato aumentando. In generale, diciamo, la media è 130-150 kg ogni sabato. A me una signora per la strada mi ha detto: signora, va così così che danno qualche cosa ai poveri e tutto fa comodo. Da noi vendiamo prodotti freschi quotidiani, pane, pasta, mozzarella di bufale. Il venduto di solito metti una 5-6 kg a settimana, quello che mi può rimanere. Adesso che ci sono questi ragazzi che stanno facendo questa, diciamo, per i poveri, e noi lo diamo molto volentieri a loro. Alcuni commercianti si sono mostrati entusiasti di questa idea e hanno deciso di sostenerci. Altri commercianti invece non hanno apprezzato l'idea e quindi non ci sostengono e non ci danno nulla. Ci criticano il fatto che da noi vengono persone che potrebbero comunque economicamente andare a comprare con i loro soldi altrove. La maggior parte delle persone che vengono hanno effettivamente bisogno e noi non diamo giudizi morali e non chiediamo alle persone quanto guadagnano a fine mese. Sta ognuno fare i conti con se stesso, non sta a noi dare un giudizio. Vorremmo far crescere questo progetto, quindi farlo più volte a settimana e esportarlo anche in altri mercati di Roma. Penso che questo sia in italiano, non c'è bisogno di tradurre. Forse l'unica cosa è che un terzo del cibo viene buttato. È una cifra non indifferente. So let's zoom out a little bit. Yeah, we went to Rome, went to Italy. Let's look at a global perspective. When we talk about rebooting the food system, why? Why do we need to do that? Because the world is getting both hungrier and bulkier at the same time. The system as it is not working. It hasn't been working for a very long time, but we are reaching a pretty critical point. And why do I say that? Now, when we talk about food security, experts tend to use the technical term. When we talk about hunger, experts tend to use the term food security. It has four elements, four pillars. Number one is the food available. Number two, even if it is available, is it accessible? Can you go out and buy it? Do you have the money to buy it? Is there infrastructure to take you from your home to the market to go and buy it? Can a woman access the same food in the same way as a man can? So that's the second pillar. The third pillar is utilization.
You've got the food, you can access it, but do you actually know how to prepare it? Do you know the food safety? Do you know the hygiene? Do you know the nutritional content of this food? And the last, but equally important, is stability. Can you get all of those three, not just today, not just tomorrow, but for the foreseeable future? La ragione per cui adesso dobbiamo pensare a reinventare il sistema del cibo è che nello stesso tempo, in questo momento, il mondo sta diventando più affamato e più grasso allo stesso tempo, che sembra una contraddizione in termini. E quando si parla di sicurezza alimentare in questo contesto, Thin ha appena detto che ci sono quattro cose da considerare. La prima cosa è se il cibo c'è. La seconda cosa è anche se il cibo c'è, è accessibile alle persone che hanno bisogno di questo cibo. Il prezzo di questo cibo è accessibile a una vasta maggioranza della popolazione. La terza cosa è anche se il cibo è accessibile e può essere anche dal punto di vista economico, le persone sanno qual è il contenuto nutrizionale di questo cibo, sanno come prepararlo, sanno anche quando comprarlo, quando è al massimo del suo valore nutrizionale. E la quarta cosa che è estremamente importante è che queste altre tre cose non devono essere considerate giornalmente, ma devono essere sempre disponibili. Cioè non è che un giorno uno può comprare il cibo e poi il giorno dopo non c'è. Il cibo deve essere presente giorno dopo giorno, costantemente. Now, every year the UN food agencies and a couple of other aid agencies work together to come up with figures on how many people they think are going hungry. Bear in mind, this is mainly for developing countries. So these numbers actually doesn't reflect people perhaps going hungry in Italy, in the UK, in the US. But the latest figures that came out about 2 months ago says that in the world, 1 in 9 people are going hungry every night, so food insecure. So these are people that did not fulfill the four pillars that I just talked about. The number's higher in sub-Saharan Africa, then it becomes 1 in 4 people who are going hungry. Do you want to do that as well? Okay. Do you know what we mean by stunting? Sometimes it's a bit of a technical term. So essentially, nearly 151 million children stunted. So stunted is malnutrition, when you don't have enough nutrition. And that specifically, stunting specifically means when you're too short for your age, not too thin, too short. Now the problem with stunting is that studies have shown that stunting doesn't just affect your physical growth, so that it affects your cognitive growth as well. So stunted children actually complete fewer school years, and they actually earn less as an adult. So it's a lifelong impact from malnutrition. What's worse is if a girl is malnourished and she becomes a mother, it is highly likely that the child that she's going to give birth to will be malnourished as well. So it is also an intergenerational issue. Allora, questa è un'analisi, alcuni dei dati sulla malnutrizione e sulla fame nel mondo. Il primo dato dice che in generale nel mondo una persona su 9 è affamata, ma se ci riferiamo all'Africa subsahariana la percentuale aumenta al 25%, 1 su 4. 151 milioni di bambini sono malnutriti. Quello che ha detto Thin è che la malnutrizione viene misurata non nella magrezza, ma nell'altezza rispetto alla media dei bambini di quella generazione. Gli studi hanno dimostrato che la malnutrizione non è solo una questione fisica. I bambini che sono malnutriti hanno anche uno sviluppo non solo fisico, ma anche mentale inferiore a quello che dovrebbero avere. Quindi i loro risultati negli studi sono inferiori e nel futuro questo farà sì che avranno meno possibilità di accedere al cibo. Quindi la cosa diventa sempre peggiore, peggiora continuamente con il passare degli anni. In particolare, quello che ha detto Thin è anche che i figli
di donne malnutrite hanno un'altissima probabilità di essere sottosviluppati sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. Quindi diventa un problema addirittura che si trasmette da generazione in generazione. Now, at the same time, we have more than 38 million children who are overweight. Yeah? And the last figure is actually really worrying a lot of experts. 1 in 8 adults are obese. It's not just overweight. This is, you have gone beyond overweight. It's obesity. Allora, gli altri due dati sono che più di 38 milioni di bambini sono sovrappeso. Ma quello che è ancora più preoccupante è che un adulto su 8, quindi più di 670 milioni di persone, sono obesi. Quindi non solo sovrappeso, ma obesi. And that's why I said that the food system as it is not working, because it's making us both fat and go hungry. We produce enough food, but there are so many people going hungry. What needs to be done? And you know, some of the pictures you see here, these are smallholder farmers. These are farmers that has, you know, less than 10 hectares of land. They produce 80% of the food we eat. And I think a lot of Italians, because you know, in Italy, a lot of it is family farms, you know, smallholders, that's been going on for generations. These are the people that feed us. But in many countries in the world, they are extremely poor. They are unable to feed themselves as well. Queste figure qui mostrano delle immagini di piccoli agricoltori, agricoltori che hanno meno di 10 ettari di terra. Queste persone producono l'80% del cibo che consumiamo. Quindi la vasta maggioranza, specialmente in paesi come l'Italia. Il problema è che in altri paesi questi piccoli agricoltori sono poverissimi. And then what's make it even more urgent is that we are facing a lot of other pressures into the food system that is already, you know, making us both hungry and fat at the same time. One, number one, population. We're going to be 10 billion, almost 10 billion people by 2050. And that's just going to have so much pressure on land, water, and a lot of the natural resources. Another one, conflict. Syria, Yemen, parts of Africa, parts of Asia. Conflict is really, really pushing people from having access to food, being able to produce their own food, and they're going hungry. Drought, floods, erratic rainfalls, higher temperatures, wild weather. You know, some people believe in climate change, some people don't. I have met so many people around the world, whether it is a recent phenomenon or a long-term phenomenon, who are suffering from changes in the climate as they know it. And that is having a serious impact on food production. And last, but oh, sorry, one more, is economic downturn. So places like Venezuela, you see where people are unable to afford food. But for experts, two of the biggest reasons is conflict and climate. And lifestyle choices. Bad diets are actually costing countries millions and millions in dollars and euros in terms of health costs. Tina ha appena menzionato alcuni dei problemi che sono raffigurati nelle foto che vedete. Il problema della popolazione, ci ha appena detto che le stime dicono che nel 2050 saremo circa 10 miliardi di persone su questo pianeta. Questa è una delle pressioni che sul sistema alimentare, dovremo alimentare 10 miliardi di persone e nello stesso tempo gestire situazioni come i conflitti che rendono paesi più poveri, cambiamenti climatici, aridità, oppure l'opposto, inondazioni. E nello stesso tempo c'è il discorso delle scelte che le persone fanno nella loro vita, che hanno a che fare su come mangiano, quanto mangiano, cosa mangiano, che poi hanno effetti deleteri su tutti gli altri aspetti della loro vita, causando l'obesità, per esempio. So, how can we reboot them? What are the solutions? How can we reboot this food system to make it more equitable, less wasteful, more nutritious?
less resource intensive and less, you know, environmentally damaging. Because at the moment, agricultural, forestry and other land uses account for nearly a quarter, so that's nearly 25% of all greenhouse gas emissions in the world. That's a large percentage of how what we eat actually contributes to the changing climate. Also, I think this, penso questo sia importante dirlo subito. Una delle ragioni per cui dobbiamo reinventare il sistema del cibo è che in questo momento la produzione del cibo genera il 25% dell'effetto serra. So what are some of the solutions? A lot of experts and researchers are extremely excited about technology, as always, right? The possibility that technology can have a real impact on our food system. So have a look at the next couple of videos and I'll explain this a bit. And you know, some of these technologies are not even cutting edge, state of the art. Some of them are pretty old, like these ones that I filmed in Cyberstorf laboratory just outside of Vienna. Allora, pensando al sistema dello sviluppo del cibo, Thinna dice, pensiamo tutti alla tecnologia. There is more people need more food. Agriculture uses 70% of the fresh water resources on the planet. Yeah. We are limited in resources. Land, water, keyword here is sustainability. Having sustainable food production system is very important. We improve crops and we use a nuclear technique to do that. We induce changes in the DNA called mutations. We can repeat what would happen in nature and maybe take thousands, tens of thousands of years. We can repeat here in a matter of seconds, sometimes minutes. Because the mutations are random, we need to now pick out the one that is of benefit to the farmers. So we'll take the seed and we'll ask them, please screen in your fields and look for the ones that are drought tolerant. And that process is called selecting the right variety. And this then goes through a process of purification until we have a very stable new variety, and that variety can then get released to the farmers. Stop the video for a second. Praticamente questo è un video girato all'Agenzia Atomica. It's a FAO and the Nuclear Agency. Quindi è una cooperazione tra la FAO e l'Agenzia Atomica a Vienna, in cui stanno praticamente accelerando il processo, il processo della selezione naturale. Chiedono riescono a generare mutazioni nelle piante, forse anche negli animali, forse negli animals? Or just, no, just crops. Nelle piante. E riuscendo a ottenere in pochi secondi quello che la natura fa in decine di migliaia di anni. Chiedono per esempio agli agricoltori di capire quali sono le varianti del grano, ad esempio, che sono più resistenti alla mancanza di acqua, alla siccità. Poi prendono il DNA di queste varianti del grano e lo purificano, creando un nuovo tipo di grano che potrebbe crescere può crescere con meno acqua e che potrebbe essere usato per produrre il pane che mangeremo in futuro. Yeah, so some of those that you saw, the test tubes, there were banana trees and test tubes and smaller where they were testing out how they would respond to radiation. And these are the labs. There is a series of labs in Sizbedorf, that's a collaboration between FAO and the UN Atomic Agency, where they're trying to use nuclear energy to reduce hunger and malnutrition. This next video is also from the same lab, but this time they're doing something slightly different. Fruit flies are among the worst insects for fruit crops. So if you are able to at least reduce this pest to a very low level or even to eradicate it, you would restore the ecosystem. So basically it's bird control of insects. Our technology is very friendly to the environment, so there is no effect on the ecosystem. You rear the insects in large numbers,
Then you take the male sex and you sterilize it using ionizing radiation. And then you release those sterile males in the target area. These males are going to seek out the female population. They're going to mate with them, but because the sterile is sperm, there will be no offspring. Questo video, Tim, ci ha fatto vedere un metodo che non usa pesticidi e che può essere usato per controllare i moscerini e le mosche della frutta, che sono uno degli animali peggiori per gli agricoltori. Invece di usare pesticidi, prendono i maschi delle mosche della frutta e li irradiano con radiazioni, così diventano sterili. E fanno essenzialmente, invece di dare la pillola alle femminucce, sterilizzano i maschi, poi li rilasciano nell'atmosfera, i maschi e le femmine tentano di riprodursi ma non possono, e quindi così controllano la crescita della popolazione delle mosche della frutta senza utilizzare pesticidi. And then of course there are lots more, you know, cutting edge technologies. Let's start with gene editing, CRISPR, which is something that a lot of people say is a game changer. This is already being used in the medical field, and all it does is essentially it's a DNA editing technology where you can take out particular, you know, be very precise in cutting particular areas of the DNA and then put in the changes that you want to. At the moment, in terms of agriculture and crops, they're still in the laboratory stage and still testing it. But what some of the researchers have been able to do is to change edit some of the gene of some of the crops so that they're less thirsty, so they use less water. Water is a resource that is fast diminishing. And, you know, they said maybe they're able to very quickly edit these genes and get crops that are tolerant to drought, tolerant to higher temperatures, tolerant to salinity, flooding, you name it. Gli esempi che Thin vi ha mostrato nei due video precedenti in un certo senso sono scienza giurassica. La scienza moderna può fare molto di più utilizzando per esempio mutazioni genetiche. Forse avete sentito parlare del CRISPR, una delle nuove tecnologie per ottenere mutazioni genetiche. Gli scienziati per esempio sono già riusciti a mutare dei geni in alcune colture in modo tale per fare in modo che queste colture abbiano bisogno di meno acqua per crescere di prima. Possono essere rese più resistenti a temperature più alte e a altri cambiamenti climatici. There's a lot of, you know, ethical questions and concerns with some of these new technologies, as always. But there's also this new thing that's done by a startup in California called Appeal, which is a coating that they've come up with in powder form that they use using plant residues. So if you use it, mix it in water, so you put it in, you know, the kind of container that you can sort of spray water in, what it does is actually gives a very thin layer of coating on fruits, and mainly fruits and some vegetables as well, and it can then last it can double the shelf life of that fruits or vegetable without refrigeration, which is obviously great news for farmers in remote locations, because their produce is now going to last a lot longer, and that's being currently tested in Kenya and Nigeria. Un'altra cosa che i ricercatori in California hanno creato è una specie di copertura per frutta e verdura, che è una cosa completamente naturale, però raddoppia la durata del prodotto senza tenere il prodotto in frigorifero. La mela, per esempio, ricoperta di questo prodotto dura il doppio, il che vuol dire che anche un agricoltore che è molto lontano da un mercato può produrre, può esportare i suoi prodotti sapendo che arriveranno in ottime condizioni al mercato. E in questo momento Thin ha detto che stanno utilizzando questa tecnica in versione sperimentale in paesi africani come il Kenya. How about hamburger without any meat? It's actually, you know, already exists now. It is now available in the United States
even in Hong Kong, parts of Asia. It's coming to the UK, probably pretty soon to Italy as well. I don't know how well it'll do though. So there are companies like Beyond Meat, an impossible food, where they are using high-tech plant-based burgers without any meat at all. What they do is recreate what meat looks and tastes like. In fact, they use things like beetroot, so the burger patty bleeds. So you get the sensation of eating a burger without any of the environmental damage that comes with raising meat. Another company called Memphis Meat is actually growing animal cells in laboratories, in vats. And that's how they're going to make their burgers. Advocates call them clean meat. Tina ha appena dato due altri esempi del lavoro che si può fare in laboratorio oggi. Per esempio, uno può creare facilmente hamburgers senza la carne, dove uno può ottenere addirittura l'effetto della carne al sangue utilizzando rapa rossa. Addirittura uno può avere un hamburger senza carne al sangue con l'effetto della rapa rossa. C'è anche una compagnia che fa hamburger di carne, però la carne non deriva dagli animali ma è sintetizzata in laboratorio. And drones that can actually plant crops, robots that can pick fruits, sensors that you can strap on tractors and machines, GPS machines that can measure moistures, blockchain technology that can measure all the value chain. I mean, there's just so much technology that can optimize every square inch of your farm on how best to produce more or better. E la tecnologia non si ferma qui, può addirittura essere usata per ottimizzare l'uso di qualsiasi risorsa in una qualsiasi fattoria nel mondo. E anche addirittura per seguire la filiera del mercato utilizzando queste tecniche che gli informatici conoscono come blockchain, che è la stessa tecnica che si usa nel Bitcoin e nelle altre monete elettroniche, può essere utilizzata per avere una caratterizzazione di sicurezza di tutta la filiera alimentare dal produttore al consumatore. Very valid concerns though that some of these technologies, cutting edge, great, but completely inaccessible to people in the developing countries, people who actually produce food, that these technologies are actually going to widen the divide between the haves and the have-nots. But there are also other projects that shows that, you know, you don't have to have a very expensive new project when it comes to technology. Some of it can be very low tech. So this was a project. Oh, yeah. Con tutte queste tecnologie ovviamente ci sono lati positivi ma ci sono anche lati da gestire. Per esempio l'uso della tecnologia può aumentare la differenza tra le possibilità che un agricoltore in un paese industrialmente avanzato ha rispetto a quelle che un agricoltore che vive in un paese in via di sviluppo può ottenere. Quindi queste cose vanno gestite. So this was a project in Rwanda where essentially it can work, it's just an SMS message, text messaging service that comes to people's phones. It can doesn't have to be on a smartphone, it can just be a simple feature, you know, all Nokia phones, so anybody still uses them. And all it does is give you weather forecasts, tell you maybe in the next 3 days, in the next 5 days, whether you should plant your crops or say, hang on a minute, there's rains coming or drought coming. Telling you information about there is a pest or an animal disease going around, be careful, look for these symptoms. Or saying things like, if you are going to plant a particular plant, you know, do it this way so that you can better improve yields. And that's very simple. All you need to do is press 1, 2, 3, or sometimes if you can't read, you can listen. They've got things in voice messages that tells you. So it doesn't have to be high tech to really, you know, improve the food system. Però la tecnologia può aiutare gli agricoltori anche
quando è tecnologia di basso livello. Per esempio, gli agricoltori in Ruanda utilizzano un semplice telefonino, un GSM, non deve essere necessariamente uno smartphone, perché semplicemente utilizzando uno, due o tre possono avere informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni, così possono decidere se è il momento giusto per piantare una determinata coltura oppure se è meglio aspettare. Ricevono informazioni sull'arrivo potenziale di insetti che possono attaccare le loro colture, così possono prendere possono fare un po' di prevenzione. E molti di loro non sanno leggere, quindi alcuni di questi messaggi li possono ricevere anche in versione via audio, vocale. Some projects don't even involve technology at all. This is Eric. I met him in August. He couldn't go to university because of financial difficulties. So what ended up doing was he qualified for a UN project where they are trying to give employment to youth so that they don't migrate out of their neighborhoods, from their communities, from their countries, which obviously a brain drain, but as you know, in Italy, it's also a big international issue. So what they did was give him a couple of chickens, a hatchery, and some eggs. And now he supplies all his neighbors, the whole village, with fresh, nutritious eggs. He's got two chicken coops now from just one, and he built that house from that you could see from the back with that money from the chicken. E spesso non c'è neanche bisogno della tecnologia, bastano due galline. In questo caso, questo è Eric, una persona che Thin ha intervistato ad agosto, lo scorso agosto. E Eric non poteva andare all'università perché non aveva le risorse finanziarie e ha ricevuto un minimo aiuto dalle Nazioni Unite. Questo aiuto praticamente erano queste due galline, qualche uova e some financial contribution? No. Just given the chickens. Allora, neanche i soldi, cioè solo le galline e l'ovile, cioè non l'ovile, scusatemi, il pollaio. Il pollaio l'avevo fatto diventare pecore, adesso siamo in Abruzzo, quindi e il pollaio. Adesso Eric fornisce le uova a tutto il villaggio, ha più galline e si è costruito questa casa che è dietro di lui. Talking about more low-tech solutions, this is something I built in Algeria desert in April. When I talk to people about hydroponics the first time, they thought that I'm crazy. Sahrawi refugees are mainly nomads, and meat and milk are essential components of their diet. But as they are refugees in the desert, they cannot feed their animal. People share their food with the animals, but that's not enough. So they are feeding on plastic, wastes, etc. And that makes the animals sick and sometimes kill them. تعاونها بعد لردها مولانا لأنها منتوج زين ولا مكلف الماء ولا مكلف شي صوص شنو ولا يساعدنا بعد في 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 هذا في تغذية الغنم هذا. We are inside the hydroponic unit for the production of green fodders. Here you can see this is ready to be served to the animals. Here we have 7 shelves. Every shelf is a day of production, so we are producing the green fodders only in 7 days. And as you can see, we use a drip irrigation system. We just plant the seeds in only in water, and you see they have already started to give the roots. This is a real barren desert. I cannot imagine such harsh conditions elsewhere. So anything that we develop here can be replicated elsewhere. I believe my animals are the happiest animals in the camp. Of
Questo è un esempio di una soluzione a bassa tecnologia nel deserto algerino, dove c'è questo gruppo di rifugiati, nomadi, sahari, la cui dieta si basa essenzialmente su carne, latte e latticini. Però i loro animali devono mangiare qualcosa, sono capre, mangiano l'erba, le pecore mangiano l'erba, il fatto che in quelle condizioni che avete visto erba non ce n'è, o se ce n'è è pochissima. Quindi normalmente gli animali mangiano quello che trovano, come sappiamo le capre sono bravissime a mangiare di tutto, solamente che poi si ammalano, muoiono e se non muoiono la plastica che si sono mangiate poi va nel formaggio e va dentro di noi. Questo ingegnere agricolo ha sviluppato questo sistema che avete visto, in cui riesce a irrigare delle colture utilizzando semplicemente l'acqua che cola, goccia dopo goccia, e ha sviluppato questo semplice sistema che costa 250 dollari, quello piccola, che serve per una famiglia, e che riesce a dare da mangiare a 5-6 animali. E, come ha detto lui alla fine, penso che i miei animali siano i più felici del villaggio. What else are they trying to do in Algeria? Well, they're trying to grow fish in the desert, in the Sahara Desert. So essentially, the government's position is that catches from the Mediterranean are going down, and they're never going to come back to where it used to be. So they want to reduce hunger in the country. There is population boom going on in Algeria. What do they decide to do? They're trying to encourage their date farmers in the Sahara Desert to start growing fish as aquaculture. So this was in a pond in Ouargla, which is literally in central Africa, Algeria, in the middle of Sahara. What they're hoping is that selling fish is going to improve income for the date farmers. That is going to increase the availability of fresh fish, even though it's farmed, to people in the area to eat. And actually the waste, that water, from the fish pond is actually extremely rich in nutrients, so that can be reused on the crops as fertilizer. A few of the farmers that I spoke to have started doing it only for about a year or so, and they said they're seeing differences. And the government said that they've already got like over 10,000 farmers who are interested in doing this. Allora, questo è un esempio di qualcosa che sembra quasi cibo impossibile. Questi sono pesci che vengono allevati nel Sahara, all'interno dell'Algeria. Il governo algerino sta spingendo alla creazione di un'industria dell'acquacultura nel Sahara, nel posto più centrale del Sahara dove non c'è acqua. La ragione per fare queste cose sono diverse. Per prima cosa il pesce nel Mediterraneo sta diminuendo e, come ha detto Tim, non tornerà più nel numero che avevamo una volta. C'è una grossa percentuale, una percentuale della popolazione che vive nel Sahara che ha bisogno di sostentarsi, altrimenti andrà nelle grandi città e poi forse attraverserà il mare e vorrà arrivare qui in Europa. Allora loro stanno spingendo tantissimo per avere acquacultura nel Sahara. Questo ha anche un vantaggio per gli agricoltori, perché poi l'acqua che viene utilizzata per l'acquacultura diventa un'acqua estremamente ricca di sostanze, immaginate, generate dai pesci, che poi possono essere utilizzate per irrigare i campi, e gli agricoltori con cui ha parlato Tin hanno detto che hanno avuto un notevole incremento nella loro produzione grazie all'acqua che viene dall'acquacoltura. This is Niger, it's one of the poorest countries in the world, on the edge of the Sahara Desert again. Now, they're struggling with a lot of things. Hunger, climate impacts, insurgency. 3/4 of land mass in Niger is actually arid, so it's very difficult to grow anything. And the desert is edging closer every year. They lose 100,000 hectares of land to desertification, partly because of soil erosion, partly because of overgrazing, part of it is because of climate issues, and deforestation. Questa foto è dal Niger, è uno dei paesi più poveri del mondo. 3/4 del Niger sono deserto.
e ogni anno il deserto aumenta di circa 100.000 ettari. Questo va aggiunto a tutti i problemi sociali, anche la guerra, che il Niger, la Nigeria e varie aree del Centrafrica sono oggetto di guerre da anni. E adesso lei ci dirà come stanno pensando di affrontare la situazione alimentare. So what are they trying to do is to go back to a practice that actually dates back to the Babylonian times and to use in dry zones. So you see these areas where there's green things, grass and fodder growing? They're called demi-lunes, half moon pits. What they do is they dig the half moon pits at an incline so that when it rains, the water will be collected instead of running off the surface. Now, what happens in places like Niger in the Sahel, which is this strip of countries under the Sahara, is that even though the rainy season is short, when it rains very heavily and sometimes it floods. The problem is you cannot collect that water, you cannot save that water. So that's what the half moon pits help to do. Collects the water, and then that water then slowly seeps into the soil and helps to regenerate it. So what you normally do is you try and dig demi-lunes almost every year for the first 3 or 4 years before the rainy season. And then once the water's collected, you start planting with the small plants for the grass. And then you can start planting trees. Within just 1 or 2 seasons, you can see the changes already. I think if I remember correctly, this was like massive land, multiple hectares. They only started doing this, I think, 2 years ago. It takes, of course, a lot longer for the whole ecosystem to regenerate, but it's a start. Tina ha appena presentato un esempio in cui invece di guardare al futuro si guarda al passato per ricostituire un ambiente adatto alla coltura in un'area che è diventata desertica. Addirittura al passato andando ai tempi dei babilonesi, utilizzando tecniche che i babilonesi utilizzavano in Mesopotamia all'epoca. E queste piccole alture che vedete qui si chiamano le mezzelune. L'idea è l'agricoltore qui ha costruito, negli ultimi 2 anni, ha costruito queste mezzelune, perché anche se nel Niger piove pochissimo, c'è la stagione della pioggia in cui in un breve periodo di tempo piove molto. Il problema è che se la terra non viene organizzata in questo modo, non riesce a trattenere l'acqua. In questo modo, con questa tecnica della mezzaluna, nel giro di 2 anni l'agricoltore è riuscito a far crescere queste piante e nei prossimi anni pensa di piantare degli alberi e a piano piano ricostruire un ecosistema che ovviamente richiede degli anni per far tornare, per combattere la desertificazione, scusate. So we've talked a lot about, you know, troubles, especially as a result of climate, but I also want to talk about opportunities, because there are some countries that are gaining from some of the changes, like Iceland. They're actually making millions and millions of euros from mackerel that has turned up in their waters because the waters are warming. They didn't used to come. Now they're turning up further north in places like Iceland. E adesso Tin vi parlerà anche delle opportunità che derivano dai cambiamenti climatici e dai cambiamenti in generale. Ad esempio in Islanda, adesso l'Islanda in Islanda è possibile pescare lo sgombro. In passato lo sgombro non sarebbe mai arrivato così a nord, arriva più o meno fino alla Danimarca, ma per arrivare in Islanda dalla Danimarca ci vogliono 2 ore, 3 ore di aereo. Lo sgombro non prende l'aereo, però con i cambiamenti nel mare, nella temperatura del mare, adesso l'Islanda è un esportatore di sgombro. And then I want to talk about this farmer from Sicily, Rossolini. He is taking advantage of slightly higher temperatures in parts of Sicily. So researchers have found that Sicily, or parts of Sicily, the temperatures have increased by 1.5 degrees Celsius in the last century. So he's now producing tropical fruits. He's got papayas, bananas, passion fruit, mangoes, avocados.
you name it. And he's very, very proud of it. He said he wants to start growing coffee and be the first farmer in Italy to grow coffee. And it's not just him. We met farmers that were producing organic bananas, not in greenhouses, but outside, producing avocados, just pure mangoes, multiple different varieties of it, all in different parts of Sicily. Allora, si passa dall'Africa, dall'Algeria alla Sicilia. In Sicilia negli ultimi 100 anni le temperature sono aumentate di un grado e mezzo. Quindi adesso giovani agricoltori come Rosolini, come questo signor Rosolini, produce frutta tropicale. E durante i suoi viaggi in Sicilia Thin ha parlato e intervistato degli agricoltori che producono banane, non in serra, fuori, avocado. Adesso per esperienza personale posso dire che ho visto avocado dalla Sicilia anche in Islanda, in certi negozi. E quindi specialmente i giovani stanno puntando a queste colture tropicali, anche perché c'è molta richiesta di cultura tropicale adesso. E is it him who wants to grow coffee? Yeah. Il suo prossimo sogno è di coltivare caffè, di essere il primo produttore italiano di caffè. But what's interesting is there are parts of Sicily which, you know, not just because of temperature changes, but also seeing issues with water. They're having issues with water shortages and it's becoming more and more pronounced. So some of the researchers that I met said that what they're trying to do is go back to some of the old indigenous tomatoes and eggplants and paprika that can grow with very little water. Allo stesso tempo però il problema di queste colture tropicali è che richiedono tantissima acqua. Noi pensiamo ai tropici come un territorio caldo, sì, però ai tropici piove tutti i giorni e piove tanto. In Sicilia non è così. Ci sono parti della Sicilia in cui anzi c'è sempre meno acqua. Allora nello stesso tempo, mentre alcuni giovani stanno coltivando prodotti di natura tropicale, altri stanno tornando indietro a colture indigene che richiedono tradizionalmente pochissima acqua per crescere. And this whole traditional crops, what some people call neglected crops, is becoming more and more important. Governments are looking at it because of the changes in weather. So this is fonio. It grows in West Africa. It grows in 60 days with very little water. It's gluten-free, and it's supposed to be very nutritious. So there's a Senegalese chef called Pierre Thiam who has restaurants in New York, who is now actually working with hundreds of farmers to grow fonio to import to New York and London and lots of places, so that nutrition, you know, the health conscious people get another superfood and the farmers get fair wages. C'è una tendenza a ritornare alle colture tradizionali, alle colture antiche. Questo è un esempio di un prodotto che si chiama fonio, viene dal Senegal, e cresce in 60 giorni e richiede pochissima acqua per crescere, e senza glutine, quindi se credete a queste cose. L'idea è che adesso lo esporteranno anche in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, così lo possono comprare, diventerà un nuovo super cibo, già ne abbiamo abbastanza, diventerà un nuovo super cibo, ma in questo modo anche gli agricoltori del Senegal riusciranno ad avere riusciranno a vendere a un prezzo ragionevole il loro prodotto anche nel mondo occidentale. This is called Veldkål. It actually tastes and looks like asparagus. This is dune spinach. It also looks and tastes a little bit like spinach, but these actually are what's considered weeds in Cape Town in South Africa. Mm-hmm. They grow very freely in the wild with very little water in the sand dunes. Nobody's really actually taken notice of them, but there's a South African lady who is now collecting them and working with poor communities to cultivate them and working with chefs in Cape Town to try and make those popular so people will start eating them.
Questi sono due altri esempi di colture, queste vengono dal Sudafrica, dall'area di Città del Capo, dove vengono considerate delle erbacce, quindi la gente le butta. Una è una specie di asparago selvatico che ha lo stesso sapore dell'asparago, l'altro viene chiamato lo spinacio delle dune, cresce in ambienti aridissimi, le dune forse sulle spiagge, non so, vicino alle spiagge, ha lo sapore dello spinace, degli spinaci. E adesso ci sono dei movimenti in cui chef sudafricani utilizzano questi prodotti e vengono anche utilizzati da persone meno abbienti per mangiare, sono molto nutrienti. Now, do you know where this is? Svava, right? I love that place. That's the seat vault. Us journalists call it the doomsday vault because the story is just amazing, right? This is where all the backup of the world's seeds are, so that if there's an event of a nuclear disaster or climate change or whatever, there is a backup. It's the seeds are in a vault in minus 18 degrees inside this rock, 120 meters under the permafrost. Very well protected. It now has almost 1 million seeds from the world's gene banks. And why is it important? Well, according to gene bank managers, historically farmers used to plant about 7,000 different types of species of crops. Now, we get 60% of our calorie intake from three crops: wheat, maize or corn, and rice. That makes it extremely vulnerable if there's a disease or if there's a disaster or anything changes to wipe out these crops, and we're going to have serious problem with our calorie intake. Questa è la banca dei semi che si trova nelle isole Svalbard, nella parte estrema nord della Norvegia. La prima volta in cui possono vedere il sole, penso in inverno, è verso la fine di febbraio. Giusto per darvi un'idea. A meno 18 gradi conservano i semi di 1 milione di piante diverse. E l'idea è che se un domani dovesse succedere qualche tragedia, potremmo usare questi semi per ripiantare le colture. Una delle ragioni per cui è importante avere queste banche di genetiche essenzialmente per le piante è che quello che ha detto Thin prima è che non tanto tempo fa l'uomo piantava circa 7.000 tipi di grani diversi, e adesso il 60% delle nostre calorie viene da tre tipi: grano, riso e orzo. Se dovesse succedere qualcosa, una di queste tre cose, saremmo nei guai dal punto di vista delle calorie. I promise you I only have three more slides after this. So this is the last aspect of rebooting the food systems. I want to talk about food waste. We'll talk a little bit about it with the Italy video. It's also one of the biggest aspects of why the current system is not working. Every year we waste about a third of all food that we produce. That's 1.3 billion tons that we waste and lost. And in developed countries, a lot of that happens at the dinner table. We buy and we couldn't finish, we couldn't eat, things go bad at the supermarkets and dinner. In developing countries, it happens at the post-harvest level because they don't have the infrastructure to keep things fresh. And this is the breakdown of for each commodity of how much percentage of food is lost and wasted. Allora, l'altra componente, un'altra ragione, una ragione fondamentale per cui bisogna reinventare il nostro approccio, la filiera del cibo, è che ogni anno un terzo del cibo che viene prodotto viene sprecato. Nei paesi sviluppati lo spreco avviene nelle nostre case. Cibo che non viene consumato e viene buttato nella spazzatura, o cibo che viene comprato, viene messo nel frigorifero, ci se lo dimentica e poi si butta senza consumarlo. Nei paesi in via di sviluppo lo spreco avviene dopo il raccolto, perché non hanno la stessa tecnologia dei paesi sviluppati per
conservare, per conservare il cibo che viene sprecato perché non arriva in condizioni mangiabili sulle tavole dei consumatori. E un 1,3 miliardi di tonnellate di cibo viene sprecato ogni anno, e questa è la percentuale per tipi di prodotto: il 30% dei cereali, il 20% dei prodotti caseari, il 35% dei prodotti del mare, il 20% dei legumi e dei semi, il 20% della carne, il 45% di frutta e verdura viene sprecato ogni anno. Now there are multiple, you know, people who are really active and passionate about reducing food waste. Now, so I'm going to show you two last videos of what people are trying to do, and you know, maybe we can learn something from those. These both videos are in the UK, but in different parts. I came here while I was on the street, without shelter, without food. It's a great thing that they use this food that would otherwise be wasted. They work their magic on it, so their cooks, they are really fantastic here because they make it taste like, well, good food, restaurant food, you know? Three times a week, a van pulls up full of surplus vegetables and fruit, and we choose what we need to cook for the day, and we cook a three-course meal for the clients. Great emphasis on using up all the waste. I like to cook. I like to make things out of nothing. Homeless people or elderly people, they are my life. They are my friends. And when they say that you have cooked something nice, it means a lot to me. We're making a chicken and mushroom and wild garlic stew and loads of green vegetables and roast potato. There's a huge emphasis on hospitality and making people feel really welcome and valued. We try and use up everything, cook everything from scratch, and make sure the food is really homely and nutritious and comforting. This project's really shown me how unnecessary food waste is. We know for a fact that there is plenty of food all over the world, and we are pretty capable of feeding everyone on the planet. I'm shocked when you hear and see that that much food is thrown away without helping people in need. Allora, questo è un esempio di un video che fa vedere il refettorio Felix a Londra, che è essenzialmente la versione londinese del refettorio ambrosiano che Massimo Bottura, lo chef italiano dell'Osteria Francescana a Modena, il ristorante migliore del mondo secondo diverse guide mondiali, ha aperto e in cui dà cibo utilizzando gli scarti dei mercati di Londra. E questo cibo viene offerto alle persone che non hanno casa, persone senza dimora, il cui numero è raddoppiato a Londra negli ultimi anni, e nello stesso tempo ci sono 7 miliardi di non so che cosa, ci sono un quantitativo enorme di cibo che viene buttato via. Loro riutilizzano questo cibo, fanno un menù, ci sono degli chef notevoli e riescono a offrire questa esperienza di un menù a tre portate alle persone che normalmente non possono permettersi neanche meno di una portata. Yeah, I should have added that. That's the London branch of the Refettorio Felix, which is Massimo Bottura's, you know, work that started in Milan, and it's now in London. This one is in Leeds, and it's about a supermarket where you pay how you feel. We're on our way to the Otley Food Bank. They've got too much food that they can't shift. They are donating it to us so it doesn't go to waste, and we can then redistribute it to the people that need it, really.
Our message is incredibly clear. We will feed bellies and not bins. Lots and lots of different reasons why food is no longer fit for sale, but doesn't necessarily mean that it has to be wasted. This is the world's first pay-as-you-feel social supermarket. We tap into a huge stream. So it's supermarkets, it's food banks, for example, it's wholesalers, it's cafes, restaurants, hotels, people's houses. And the point is basically, if somebody no longer wants it, but it's still edible, can we intercept it and make sure enough people get access to that food as much as possible? We've had caviar through here, we get lobster through here, we get good quality meats in dates. We've had lamb shanks, whole lamb shanks, and we intercept anything up to 1,000 tonnes of food a year. It's a huge project, it has an impact on a lot of people. And we've now got around 6 or 7 share houses across the UK now, which are part of the Real Junk Food Project model. I believe it's a basic human right to have access to food. And right now there's around 1 billion people across the planet that don't have access to food or are malnourished or hungry. And yet we waste over 1 billion tonnes every single year on this planet. So for me, the logic is you can just match the two together. If we can waste that much food and there's that much people hungry, surely there's a fundamental problem. Once the Real Junk Food Project disappears, then I think we can say we've actually achieved something then. Because the more that we're needed, it just means that the bigger the problem is. Questo è un esempio di un supermercato a Leeds, nello Yorkshire in Gran Bretagna. E questo supermercato, il supermercato, il cibo non è gratis, però il consumatore paga quello che si sente di pagare per il cibo. Il supermercato, i gestori del supermercato vanno in giro per la città, raccolgono il cibo di scarto dai supermercati, dalle catene di supermercati, e ce n'è tantissimo, lo collezionano, se può essere, se è ancora mangiabile, lo vendono ai loro utenti. E gli utenti pagano quello che si sentono di pagare. Ci sono anche dei caffè, pay as you feel caffè, uno paga quello che si sente di pagare per l'offerta di questi caffè. E il gestore di questo Real Junk Food, supermercato che si chiama Real Junk Food vero, è il cibo di scarto vero, tra virgolette, dice che sarà felicissimo quando il suo supermercato non sarà più necessario, perché vuol dire che abbiamo risolto questo problema. Right, last slide, ending. Just a few thoughts, you know, we've looked at lots of reasons why the current food system is not working. How can we reboot it? What other things we need to think of? And I just want to leave with a few final thoughts and some of the trends based on, you know, my interviews and discussion with the experts, etc. Nutrition, nutrition, nutrition. It's becoming more and more apparent that it is no longer enough just to have food. That food must also be nutritious and healthy, because the amount of people that are dying from bad diets, as a, you know, cardiovascular diseases and health costs as a result of bad diets, is skyrocketing, and it's just going to continue rising if we don't do anything about it. But there are serious disagreements over how to tackle bad diets. How far should governments go in trying to tell people that they shouldn't eat bad food? I was in Madrid a couple of weeks ago for a summit where there are parliamentarians from around the world who want to tackle this issue meet to discuss how to tackle this. And there was such a disagreement over how to do it. Quite a lot of lawmakers from Latin America talk about taxes, banning advertisement, and changes. Quite a lot of European parliamentarians were like, that is personal choice. We cannot regulate or dictate what people eat. It's very interesting because, for example, in Chile, they have established a law that has labelings, a very, very specific black, I think, hexagonal label on food that is very high in salt, in sugar, in calories, and especially targeted towards kids. So they look at food for kids. And if any of the food is labeled as bad for the kids, you have restrictions on advertising. So you cannot use toys, you cannot use animations, you cannot use cartoon characters. So things like breakfast cereals,
with cartoon characters, just you can't do that in Chile anymore. And the Navajo Nation, which is the largest, you know, Native Indian settlement in the United States, I think a couple of years ago enacted a junk food tax. So that's not a soda tax. This is tax for food that, once again, is high in sodium, salt, sugar. They put a 2% tax, and then they abolished the tax on traditional native indigenous foods. And they've so far raised $4 million from that tax, which they said are going towards community health programs. Adesso, per concludere, Thin ci dice qualcosa sulle tendenze. Cosa possiamo fare per reinventare il sistema del cibo? Una cosa che è diventata sempre più chiara è che non è sufficiente avere del cibo, deve essere del buon cibo, per qualche definizione di buono. Per questo la nutrizione è fondamentale. Due settimane fa Thin era ad una conferenza dove si parlava appunto di come fare in modo di fare come che cosa possono fare i nostri governi per fare in modo che i cittadini mangino in modo responsabile. I paesi dell'America Latina vogliono utilizzare tasse, i paesi europei dicono che si tratta di scelta personale, quindi imporre tasse non può essere, non è una cosa che funziona. In Cile c'è su certi tipi di cibo che hanno tanto zucchero oppure tanto sale, mettono un'etichetta nera, un pochettino come quella che ci sono sulle sigarette. E se un prodotto è etichettato con l'etichetta nera, che per noi italiani sembra un brandy, con l'etichetta nera, e nella pubblicità di quei prodotti non si possono utilizzare personaggi di cartoni animati, giocattoli o altre cose che sono attraenti per i bambini, appunto per evitare che i bambini mangino tante cose, di quello, per esempio i cereali zuccherati che vanno tanto di moda la mattina, quelli avrebbero un'etichetta nera, oppure il Kinder, quelle altre cose che certe volte la gente mangia a colazione. E in Navajo, che sono la più grande popolazione indiana negli Stati Uniti, ha messo una tassa del 2% su prodotti che contengono più di una certa quantità di zucchero, di una certa quantità di sale o di altre cose. E hanno ottenuto 4 milioni di dollari da questa tassa che vogliono reinvestire in attività sociali. Nello stesso tempo hanno cercato di ridurre il prezzo di cibi che normalmente i Navajos consumavano quotidianamente, che sono sempre più rimpiazzati da questi cibi spazzatura. I mean, there's also this big issue of private sector involvement, right? There's a lot of money that the private sector helps in terms of advertising and, you know, making people want to eat these addictive foods. And that's another, you know, and that debate is just going to get hotter and hotter. There's a lot of talk about plant-based diets. There's been so many studies that come out that if we start eating less meat, more plants, that's going to be so much better for our nutrition, for the planet, for everything. Not so fast. There's also been reasons that there's been one major recent study that came out that looked at all the agriculture output and realized that if all of us become vegetarians tomorrow, we'd all die because there's just not enough fruits and vegetables being planted at the moment. C'è una tendenza, ci sono molti studi che dimostrano che un maggior consumo di vegetali, frutta, una dieta che ha un maggiore contributo di calorie dal mondo vegetale, ha dei benefici dal punto di vista della salute. Questo può spingere alla conclusione che dovremmo diventare tutti vegetariani, però ci sono stati studi recenti che dimostrano che se diventassimo tutti vegetariani domani, moriremmo tutti di fame perché non ci sono abbastanza vegetali. La produzione di frutta e verdura non è sufficiente per dare da mangiare a tutto il pianeta. There's a lot of work on people trying to reduce emission from livestock and agriculture. That's a lot of people talk about cow, you know, farts, but essentially a lot of it actually comes from belching. Ruminants have four stomachs, so they just have a lot more room to burp. So there's quite a substantial amount of emissions that come from that. And what people are trying to do is to
through natural breeding or changing diets, reduce some of these emissions by 10-15%. And you know, it's easy to say stop eating meat, ban meat, but in a lot of developing countries, they don't actually have the choice that we have here. And milk and eggs are still very, very important, especially for mothers and young children, especially in the first 1,000 days of their lives. C'è il discorso delle ridurre le emissioni. Si parla tanto, per esempio, delle scoregge, esattamente, le scoregge delle mucche e degli altri animali. Però in realtà la maggior parte delle emissioni di questi animali deriva dai rutti. Dai rutti perché sono ruminanti, hanno quattro stomaci. Quindi ci sono addirittura studi che cercano di ridurre il numero di rutti di questi animali, e un cambiamento di alimentazione per questi animali, che stiamo alimentando forse in modo sbagliato, è stato dimostrato che può aumentare, cioè può migliorare l'effetto che hanno sul clima. Quindi non fate i rutti, per favore. Talked a little bit about crops, you know, all crops, the new technology that will make them more climate resilient. But one practice, one farming system or practice that a lot of farmers in Latin America and parts of Asia are really promoting is called agroecology. So it's essentially agriculture, but taking into consideration ecological concerns. So things like planting trees where your crops grow, things like using crop residue as compost, as fertilizer. You rotate the food that you grow on your farm so that the soil has a chance to regenerate. No chemicals, use, you know, natural farming methods, or even things like raising fish in rice fields so that you reuse the same water by, you know, nourishing the plants as well. And now they're very clear that they're different from organic farming, but they call it agroecology. Si sta sviluppando anche un altro modo di tecnica di coltivazione basata su quello che chiamano la agroecologia, che non è la produzione organica, ma è l'uso di tecniche, alcune molto antiche come la rotazione delle colture, altre per esempio il riuso delle risorse, per esempio avere l'acquacoltura nei campi di riso, dove da un certo punto dove l'acqua viene usata allo stesso tempo per crescere il riso e per avere i pesci che poi noi mangeremo, e nello stesso tempo i pesci che vivono nell'acqua fertilizzano anche le piante di riso. Second last point, antimicrobial resistance. This essentially means drug resistance, antibiotics resistance. It happens in us if we misuse or abuse antibiotics. It also happens in animals. Animals in some countries, antibiotics have been used as growth promoters for animals to gain mass, to become fatter so that you can sell more. Sometimes it's also used as prophylactics for animals not to get sick. Now there's serious concerns that those misuse and abuse is going to give drug resistance to these animals, and that resistance can then jump onto humans. We are producing very, very, very few new antibiotics. There are some antibiotics that are called last line, that when everything else fails, this. Even some of that is being used in farms in the world. So there is serious concerns that once drug resistance spreads, that is going to have a serious problem for both human and animal lives. I mean, according to the World Health Organization, 60% of human diseases originate from animals. So this is something that a lot of governments and officials and doctors and veterinarians are trying to really push across to reduce or stop the use of antibiotics unless it is absolutely necessary. Un'altra cosa fondamentale è che bisogna ridurre l'uso degli antibiotici nel modo in cui alleviamo gli animali, nell'allevamento degli animali. Addirittura Thin stava dicendo che ci sono degli antibiotici che vengono chiamati antibiotici da ultima risorsa. Sono quelli che si usano negli ospedali quando nessun altro antibiotico ha funzionato,
contro l'infezione che viene curata, alcuni di questi antibiotici, ultima risorsa, vengono utilizzati nell'allevamento degli animali. Siccome il 60%, c'è una stima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che il 60% delle malattie umane sono generate da contatto con gli animali, lo sviluppo di resistenza agli antibiotici negli animali e dei microbi che generano, dei virus che generano queste infezioni, può avere delle conseguenze disastrose sulla salute umana. Last but not the least, let's keep our crops and our diets diverse as possible. Let's eat as much of a varied diet and let's try and support our farmers to grow diverse crops. Thank you. I'm sorry it's taken so long. Thank you very much, Luca, for the cercate di mangiare il più vario possibile, così gli agricoltori produrranno una varietà più ampia possibile di colture. Quindi diamogli un incentivo per farlo. E vorrei ringraziare Tim per questa presentazione che spero abbiate trovato molto interessante. E se avete delle domande per Tim, la presentazione è ovviamente durata il doppio della lunghezza normale perché c'è stata una traduzione, non dico simultanea, ma con ritardo. C'è una domanda qui? Thank you very much. I have just a quick follow up. You mentioned a couple of different routes for planting more diversified and resilient crops, right? One is the recovery of ancient varieties. Yep. The other one is genetic editing, engineering. And without getting into the biology of it, but there is a sort of artificial difference between the two. So I was wondering, it's a question about what you think about the introduction of intellectual property into crops, because the new version under certain systems are private. Yes. And that may have a consequence on poverty, which is obviously related to all of this. Absolutely. A lot of, this new, and the fact that we have new crops, new varieties, is not new, right? All the big seed companies have been doing it for decades. I think what's a lot more in the last maybe 30 years or so, what's worse is that definitely intellectual property rights. A lot of the seeds, the hybrid seeds, the new varieties that improve yield, you can only plant once. Yeah, and you can't keep the seed stock because the next time you plant it, it's not going to have the same yield. And also, you can be sued if you want to reduce seed stock. What is interesting with some of these CRISPR projects, like the one that where they were trying to make the plant less thirsty, I mean, they're testing it on a non-food crop at the moment because it's just a lab, but it's funded by the Gates Foundation and a couple of academic institutions. So they're going to make it all open source. They're not so, I post them, look, there's a lot of concerns over, GM, and gene editing is so new, even newer than the GMOs, that nobody really knows. And they're like, look, we think a lot of the resistance is because of the intellectual property rights, and we're not going to have any rights over this. Farmers can plant and, work on it. They can keep the genetic resources, materials themselves. So, we'll just have to wait and see. Some of the old seeds and some of the traditional seed stocks, the way we've done it, some of them are no longer adaptable to the new climate conditions. So we will need some help, but how does that help come and whether there's any strings attached to it? A lot of, governments, private sector, there's still so much that's unknown. Thank you. Allora, la traduco velocemente, così poi andiamo a cena. Fatto venire a fare questa cosa. La domanda era, ci sono, Zin ha presentato due modi per provare a gestire questa ristrutturazione del cibo, una dal punto di vista delle colture, una è l'uso di vecchi, di colture antiche, il ritorno a antiche colture, l'altra invece è
questione genetica c'è anche il discorso di proprietà intellettuale. Questi nuovi prodotti dell'ingegneria genetica sono cose che l'agricoltore deve comprare, deve pagare il produttore di questi semi, e Tim diceva che li può usare una volta. Se li usa più di una volta deve pagare delle come si dice? Delle tasse. Quindi l'uso della tecnologia non solo crea problemi etici, potenzialmente, ma dopo tutto tutte le cose che i nostri agricoltori piantano oggi sono geneticamente modificate, non c'è niente che esisteva tanto, è tutto geneticamente modificato, è stato semplicemente non fatto in provetta, è stato fatto nei campi. Questa è la grande differenza, sotto molti punti di vista l'unica differenza. Ci sono delle attività finanziate dalla Gates Foundation e da altri filantropi che permetteranno agli agricoltori l'uso libero, tra virgolette, di questi nuovi tipi di coltura. Quindi ci sono anche dei problemi politici, ci sono dei problemi a livello governativo che devono essere risolti. C'è una domanda? Io per questo. No, va bene, no. Thank you. City of L'Aquila, le mani della città, and I hope you will enjoy it.